Buongiorno a tutti. Oggi ho deciso di fare il detersivo fatto in casa, ecco. E ci sono tantissime ricette sul web e ho preso una di quelle, anche se ho diminuito le dosi, ecco, vi devo dire la verità perché mi sembravano troppe, in effetti ci avevo ragione. Io ho usato 3 litri d'acqua, 250 g di Marsiglia e 400 g di alga, sapone d'alga, e poi ho aggiunto 2 cucchiai di bicarbonato. E tutto questo, cioè Marsiglia e l'alga, ragazzi, l'ho messo già dentro l'acqua calda e l'ho spento, ecco. Se sentite suono perché stavo anche cucinando quel giorno lì, ecco, e allora sembra che cuoce, però è spento, a fuoco spento. E niente, alla fine vi faccio vedere come è venuto il mio detersivo e come lavo. Ed eccomi qua, ragazze, il mio detersivo praticamente si presenta così. Ho cercato di fare più liquido, ho messo meno Marsiglia da come c'era scritto sulla ricetta, e meno anche sapone d'alga, però alla fine mi è venuto così. È una pappetta così. E la prossima volta diminuisco ancora, fino a che non arrivo alla sostanza come la voglio io, ecco. Non mi piace neanche così, molto papetta, neanche troppo liquida, ecco. Però alla fine lava bene. Ecco, io con 3 litri d'acqua ho ottenuto tutto questo detersivo qua. Ho già fatto vari lavaggi. Adesso vi faccio vedere i tappeti. Li ho tenuti per sporcarli tantissimo. Adesso vi faccio vedere come lavo quel detersivo qua, anche se non mi piace sostanza, però lava bene, cioè, lava bene tutto. L'ho provato a lavare anche le tovaglie, macchiate, e va benissimo. E l'unica cosa che aggiungo anche con tessuti bianchi, anche qua adesso i tappeti sono chiari, aggiungo anche percarbonato. Vi faccio vedere, adesso vediamo insieme come lava, ecco. Grazie tappeto, non so se si vede così, non si vede neanche tanto che è sporco. Ecco, però è sporco, ecco. C'è questo, guardiamo quelli che si vedono di più, forse. Vedete questo com'è diventato grigiolino? Telecamera non rende più di tanto, forse qua si vede meglio. Ecco, forse da lontano si vede meglio com'è sporco. Niente, ragazzi, allora quel detersivo qua, visto che è così denso, lo aggiungo direttamente dentro la vaschetta. E ci metto anche 2 cucchiai, ecco, per essere più sicuri che si lava, ecco. Ci metto altre cose, tipo queste. Anche un cucchiaio di percarbonato di sodio, ragazzi, non è bicarbonato, carbonato è percarbonato, un'altra cosa. Poi dentro la vaschetta dell'ammorbidente aggiungo 2 cucchiai di acido citrico. Se volete fare soluzione liquida potete fare anche soluzione liquida, ma io mi trovo bene anche così. E niente. Metto a 40 gradi, andiamo a controllare i nostri tappeti. Questo è perfetto. Ragazzi, è tutto pulito.
Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Scusate per la mia voce, però ho un po' di raffreddore. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!